Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio farvi vedere come usare i tamponi della Distress su della carta fotografica lucida affinché si possa ottenere un supporto che io ritengo essere molto piacevole per poter realizzare dei fiori o per tagliare delle decorazioni da applicare sui vostri lavori. Per farvi vedere la differenza del risultato finale farò la stessa identica operazione su un pezzo di carta per acquerello, che è quella che di solito si usa per fare i lavori di questo tipo. Quindi andrò a fare esattamente la stessa cosa sui due supporti e vedremo quale sarà la differenza nel risultato finale. Vado a distribuire in due parti uguali i miei tamponi di stress, così da realizzare i cartoncini nello stesso modo. Ora vado a bagnare bagno abbondantemente e vado ad appoggiare la mia carta per acquerello, così, e carta fotografica lucida chiaramente dalla parte dove c'è il lucido della carta, così. Una volta fatta questa operazione, vado ad asciugare i due supporti di carta. Vado ad intensificare un po' il colore, perché il rosso è rimasto un po' chiaro, quindi ne aggiungo ancora un po' su tutti e due i cartoncini. Così. E così. Finito di asciugare i due cartoncini, vediamo quali sono le differenze. Allora, questa è la carta acquerello, quindi è rimasta opaca con il colore distribuito in questo modo, mentre la carta fotografica ha praticamente il colore distribuito in maniera leggermente diversa, perché rimane proprio attaccato in maniera diversa, e comunque con il lucido della carta ha un effetto che è veramente piacevole. Un'altra differenza che c'è tra i due supporti è che se io faccio cadere delle gocce di acqua, come di solito si fa per cambiare ancora un po' lo sfondo per dare un altro effetto, e vado ad asciugare, così, togliere, cosa succede? Che mentre sulla nostra carta acquerello sono rimasti, vedete, i puntini di acqua che ho spruzzato, che comunque può essere un effetto che a volte per necessità viene proprio creato sul layout, mentre sulla carta fotografica questo non succede, perché praticamente una volta asciutto il tampone di stress sulla carta fotografica diventa praticamente permanente. E quindi, anche passando una salviettina che dovrebbe portare via il colore, in questo caso non succede più. Quindi il nostro colore rimane permanente.
fatta questa operazione, possiamo tagliare due farfalle, per esempio, con i due supporti per vedere all'atto pratico come poi sono diverse le due realizzazioni. Fustello, con questa fustella la farfalla, prima con la carta acquerellata e poi utilizzando la carta fotografica. Una volta fustellate ed incollate le ali delle farfalle, perché in questo caso in questa fustella ci sono le ali più piccole da incollare, questo è il risultato finale, dove questa è la farfalla realizzata con la carta d'acquarello, che rimane opaca e il colore, ci sono ancora le macchie di acqua, le gocce di acqua che ho spruzzato prima, che hanno tolto il colore, e quindi si vedono queste specie di bolle. Mentre questa invece è la farfalla realizzata con la carta fotografica, che rimane, non so, potrei dire un pochino più elegante, perché rimane lucida completamente, il colore rimane più uniforme e non si vedono assolutamente le gocce di acqua che ho fatto cadere, come nell'altro caso, perché, come ho detto prima, una volta asciutto praticamente il tampone diventa permanente. Se avete domande o avete bisogno di chiarimenti, lasciate un commento e sarò felice di rispondervi. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lo Russo, così mi aiuterete a far crescere il mio canale. Detto questo, il lavoro è terminato e come al solito non mi resta che augurare buona creatività a tutti e vi aspetto con i prossimi video. Ciao!